Buongiorno, oggi definiamo il concetto di potenza. Una cosa importantissima è la potenza sia in matematica che anche quando sarai più grande, vedrai, se andrai al liceo scientifico o comunque ti iscriverai in ingegneria all'università, vedrai che il concetto di potenza è importantissimo anche in fisica. Lo introduciamo prima con degli esempi molto semplici. Ad esempio, spesso nella matematica e quindi anche nelle questioni fisiche è importante moltiplicare un numero per se stesso più volte. Cosa vuol dire moltiplicare un numero per se stesso più volte? Per esempio, vedere quanto fa 5 per 5 per 5. Vedi, è 5 moltiplicato per se stesso per 3 volte. Ecco, questa è la potenza. Anziché dire 5 per 5 per 5, noi diremo 5 alla terza. Cioè, 3 si chiama esponente e si mette in alto a destra, come ora ti farò vedere, però più piccolo, perché vedi pure nel Word ti dà lo strumento pedice e lo strumento apice. L'apice è in alto, però sulla destra. 5 alla terza vuol dire 5 per 5 per 5, cioè 125, perché 5 per 5 per 5 fa 125. Per esempio, dovremmo moltiplicare, immettiamo di dover moltiplicare 2 per se stesso 5 volte. 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Ecco, questo sarebbe 2 alla quinta. 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Quanto fa? 2 per 2, 4 per 2, 8 per 2, 16 per 2, 32. Quindi 2 alla quinta è 32. Un altro caso di potenza. 3 alla terza. Quanto è? 3 per 3 per 3. 3 per 3, 9 per 3, 27. Quindi 3 alla terza vale 27. 2 alla terza, quanto varrebbe? 2 per 2 per 2, 2 per 2, 4 per 2, 8. Vedi, qui ho scritto quegli esempi che ti ho fatto, anzi pure qualcun altro. 2 alla quarta, quant'è? Vedi, 2 per 2 per 2 per 2, cioè 16. 2 alla quinta, ecco l'esponente, vedi, si mette in alto sulla destra. 2 per 2 per 2 per 2 per 2, cioè 32. Ma 6 alla seconda. E che qui colgo l'occasione per dirti: mettiti in testa fin da ora che anziché 6 alla seconda è meglio dire 6 al quadrato. Chiaro? Quindi 6 al quadrato vuol dire 6 per 6, cioè 36. 7 al quadrato più che alla seconda significa 7 per 7, cioè 49. E avevo messo, vedi, qua diremo 3 al cubo, non sempre 3 alla terza, mi e ti raccomando, 3 al cubo, 3 per 3 per 3. Cioè 27, 2 al cubo sarà 2 per 2 per 2, cioè 8. E allora vedi, dopo questi esempi potremmo cercare di dare la definizione di potenza. Ma la definizione di potenza dobbiamo darla in generale, cioè in 2 alla quinta, per esempio, 2 si chiama base e 5 si chiama esponente. Allora, siccome la definizione deve essere una cosa generale, anche se tu sei alla scuola media, comunque il concetto di definizione è una delle cose più importanti della matematica, no? Quindi comincia ad impararla fin da ora. Se io devo definire la potenza, questa definizione mi deve valere per qualunque base, no? Cioè, io definisco 2 alla quinta, ma devo anche essere in grado di capire cosa vuol dire 3 alla quinta, 3 alla sesta, 3 alla settima, 4 al quadrato, 4 al cubo, 4 alla quarta, chiaro? Cioè, alla base io do il numero A, la base della potenza, indichiamola genericamente con A. Cos'è questa A? Può avere qualunque valore. Quindi, la definizione di potenza sarà questa: A elevato ad n, vedi, si dice potenza di base A e di esponente n, a che cosa uguale? Sarà uguale ad A per A per A per A, ovviamente n volte. Se io moltiplico A n volte, i fattori A n volte fra loro, ho quello che voglio dire. Potenza di base A e di esponente n, A elevato a n, A per A per A per A, n volte. Ma attenzione, perché questa definizione generale di potenza diventa rigorosa solo se noi facciamo questa precisazione: n maggiore o uguale a 2. Vedi, questa definizione di potenza vale solo se n è maggiore o uguale a 2.
Se n è uguale a 0 oppure uguale a 1, assolutamente questa definizione non va bene. Perché? Che cosa vuol dire a elevato a 1? La definizione come moltiplicazione di tante volte di tanti fattori uguali a se stessi non avrebbe senso. Quindi a elevato a 1 noi lo dobbiamo definire a parte, come dobbiamo definire a parte anche a elevato a 0. Ci siamo? Cioè, nella definizione di potenza data così, devi stare attento che n va bene solo se è maggiore o uguale a 2. Per n uguale a 1 e per n uguale a 0 questa definizione non va bene. Cioè, questa definizione deve essere prolungata con questi altri due casi che devono essere aggiunti a parte. Chiaro? Infatti, noi definiamo a elevato a 1 come a e a elevato a 0 come 1. Cioè, se io prendo una qualunque base e la elevo a 1, ottengo la base stessa. Chiaro? 5 elevato a 1 è uguale a 5. 6 elevato a 1 è uguale a 6. 7 elevato a 1 è uguale a 7. 14.000 elevato a 1 è uguale a 14.000. Chiaro? Invece, se una qualunque base io la levo a 0 o l'unità, dicevano le maestre di una volta che purtroppo adesso non esistono più, qualunque quantità con esponente 0 è vero e non parvero è uguale all'unità. Ma è una definizione, per questo è vero e non parvero, perché comunque è una definizione. 5 elevato a 0 fa 1, 6 elevato a 0 fa 1, 7 elevato a 0 fa 1. Tutto l'universo elevato a 0 fa 1. Chiaro? Quindi la definizione di potenza come fattore moltiplicato per se stesso più volte va bene per n maggiore o uguale a 2, quando l'esponente è maggiore di 2. Ma quando l'esponente è uguale a 1 e quando l'esponente è uguale a 0, devi ricordarti queste proprietà qua. A elevato a 1 è uguale ad A elevato a 0 è uguale a 1. Non si commette peccato mortale se tu, anche se sei ancora ragazzino della scuola media, possa comprendere qualche definizione fatta in base alle lettere. Il calcolo letterale non è detto che debba essere qualcosa che comincia ex abrupto in terza media e prima, mio Dio, assolutamente vi ho dato parlarne. Non è vero. Allora, vedo che in questi libri addirittura si parla di potenze con esponente negativo a livello di prima media, mi pare stranissimo, io non lo farei mai e poi mai. E quindi però, quindi se parliamo di potenze con esponente negativo, è chiaro che se non altro possiamo parlare di qualche letterina a elevato a n, possiamo far capire ai ragazzini che cosa significa. Allora, se abbiamo compreso il concetto di potenza, ti volevo fare osservare quegli esempi che avevo scritto prima, che sono questi. Questi sono tutti esempi particolari di questa definizione data prima. A elevato a n uguale a per a n volte, va bene? Detto questo, a questo punto devi subito metterti in testa le proprietà delle potenze. Allora, prima dobbiamo vedere come si moltiplicano due potenze alla stessa base. Per questo anche il concetto di potenza è appunto potente, perché ci permette di semplificare moltissimi calcoli. Per esempio, vedi, qualunque sia la base A, se io devo fare A alla settima, A elevato a m per A elevato a n, posso scrivere che è uguale ad A elevato a m per n. Cioè, praticamente, questa è la prima proprietà importantissima delle potenze. Però questa proprietà, fai attenzione, te la devi imparare a memoria. Io adesso te la dico piano, così nella video lezione tu potrai arrestare il video quando vuoi per poterla scrivere sul quaderno, e devi impararla a memoria. Chiaro? Le regole della matematica si devono imparare a memoria, poi si devono sapere applicare, ma prima si devono conoscere. Se tu non le conosci, non puoi applicarle. Allora, il prodotto fra potenze della stessa base è pari a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Il prodotto fra potenza della stessa base uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti, appunto come avevo scritto qua. Quindi, se io per esempio devo fare A al cubo per A al quadrato,
posso scrivere direttamente che faccia A alla quinta, perché 3 più 2 fa 5. Chiaro? Se noi dobbiamo moltiplicare 2 al cubo per 2 alla quarta, non c'è bisogno assolutamente di andare a calcolare quanto significa 2 al cubo che fa 8 e quanto significa 2 alla quarta che fa 16, ma facciamo semplicemente 2 elevato a 3 più 4, cioè 7. Chiaro? 2 al cubo più 2 alla quarta fa 2 alla settima. Infatti, se tu fai 2 al cubo che è 8 e 2 alla quarta che è 16, vedresti che 8 per 16 fa proprio, sì, 2 alla settima qui è scritto al contrario, fa proprio 2 alla settima. E 2 alla settima quant'è? 2 per 2 per 2 per 2 per 2 per 2 per 2, cioè 2 per 2 4 per 2 8 per 2 16 per 2 32 per 2 64 per 2 128. Se facessi 2 al cubo per 2 alla quarta, calcolando prima 2 al cubo e poi 2 alla quarta, vedresti che comunque farebbe 128. Chiaro? Altro esempio. Dunque 2 al quadrato per 2 alla sesta farebbe 2 all'ottava, perché 2, il prodotto di potenza della stessa base è pari a una potenza che è per base della stessa base e per esponente è la somma degli esponenti. 6 più 2 fa 8, quindi 2 al cubo, 2 al quadrato per 2 alla sesta fa 2 all'ottava. Seconda regola sulle potenze, sempre da imparare a memoria. Il quoziente fra potenze della stessa base è pari a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza fra gli esponenti. La differenza. Vogliamo scriverla in modo letterale: a elevato a m diviso a elevato a n è uguale ad a elevato a m meno n. In senso letterale potremmo scrivere così. Per esempio, 2 alla quinta diviso 2 al cubo farebbe 2 al quadrato, perché il quoziente fra potenza della stessa base è pari a una potenza che per base della stessa base e per esponente la differenza fra gli esponenti, 5 meno 3 fa 2. Chiaro? 3 alla quarta, 3 alla quinta diviso 3 al quadrato, quanto farebbe? Farebbe 3 al cubo, perché una potenza che è per base la stessa base, per esponente, la differenza fra gli esponenti. Vedi come sarebbe impossibile, molto difficile, calcolare prima 3 alla quinta, 3 per 3 per 3 per 3 per 3, poi 3 al quadrato, vabbè 3 al quadrato fa 9, quello è più semplice, anziché andare a calcolare separatamente 3 alla quinta e 3 al quadrato, diciamo subito che 3 alla quinta diviso 3 al quadrato fa 3 al cubo, cioè 27 praticamente sarebbe 3 al cubo. Chiaro? Ecco, possiamo anche dire, vorrei concludere questa lezione facendo l'esempio di un'espressione contenente delle potenze. Ma l'ultima proprietà delle potenze, posto che non mi sia dimenticato qualcosa, è le potenze con uguale esponente, con base diversa ma con uguale esponente. In effetti è più che una proprietà, è un modo per aggirare il calcolo, per rendere più semplice il calcolo. Per esempio, se io devo fare 2 al quadrato per 3 per 3 al quadrato, ecco, vedi, qua guarda che siamo nel caso inverso rispetto al precedente, no? Queste sono potenze di uguale esponente, non di ugual base. Per le regole, per le potenze di ugual base, bisogna imparare a memoria e sono due. Qua sai cosa possiamo fare? Possiamo notare, fare il prodotto fra le basi, 2 per 3, e poi mettere lo stesso esponente. Cioè, praticamente, io posso svolgere questa uguaglianza, 2 per 3 tutto al quadrato, e quindi scrivere 6 al quadrato, che fa 36, indipendentemente che se io calcoli senza calcolare 2 al quadrato e 3 al quadrato, ma 2 per 3 tutto al quadrato, cioè 36. Analogamente, se si dovesse fare 3 al cubo per 4 alla quinta, possiamo fare 3 per 4, 3 al cubo per 4 al cubo, perdon, 3 per 4 tutto al cubo, cioè 12 al cubo. Chiaro? Cioè, l'esponente si può mettere in comune. Ecco, questa era l'ultima proprietà. Concludiamo svolgendo una espressione contenente delle potenze.
parliamo ovviamente soltanto di potenze con esponente positivo. A livello di scuola media, se devo essere sincero, io neanche nei miei più terribili incubi parlerei di potenze con esponente negativo, però evidentemente ci sono dei testi che lo fanno. Per esempio, da questo libro, ecco, è intrigante questa, perché esce zero? Vediamo perché mai dovrebbe uscire zero. Allora, prendiamo da questo libro la numero 244. 3 alla sesta diviso 3 alla quarta meno 2 all'ottava per 2 al quadrato diviso 2 alla settima meno 2 elevato a 0. Che cosa significherà mai? Ecco, inquadriamo pure la traccia un attimo, ma semplicemente perché non mi sia sbagliato. Vediamo che cosa vuol dire. Allora, 3 alla sesta diviso 3 alla quarta. Io qua non devo calcolare i valori di queste potenze, ma applico semplicemente la seconda proprietà delle potenze che ti ho detto prima, che vengo dal dirti, cioè 3 al quadrato. Facciamo tutti i passaggi con calma e per favore, ma si tratta di cose semplicissime. 3 al quadrato meno. Attenzione, qua vedi, questa espressione mi coglie il destro per dirti una cosa molto importante in matematica. Tu sai benissimo, credo, che tra la moltiplicazione e la divisione ha la precedenza su addizione e sottrazione, vero? Qua vedi, ci sono una moltiplicazione e una divisione. Quale ha la precedenza? Nessuna. Cioè, se c'è prima la moltiplicazione, noi dobbiamo fare prima la moltiplicazione. E siccome la divisione viene dopo, la divisione la faremo dopo. Mi spiego? Perché tra moltiplicazione e divisione nessuna ha la precedenza sulle altre. Se io invece, per esempio, avessi voluto che prima, se il testo, l'autore qui avesse voluto che prima fare la divisione, avrei dovuto fare così. Cioè, avrei dovuto mettere la parentesi. Lasciamo stare questa parentesi che non c'è. Quindi prima facciamo la moltiplicazione perché viene prima, poi il risultato lo divideremo per 2 alla settima. Chiaro? Quindi meno 2 all'ottava diviso 2 al quadrato fa 2 alla sesta, 2 alla decima, perché 8 più 2 fa 10. Mi spiego? Quindi diviso 2 alla settima. Vedi? Ciò si esprime ciò dicendo che prima abbiamo fatto la moltiplicazione semplicemente perché veniva prima, poi faremo la divisione, che infatti ancora non abbiamo fatto. Meno 2 elevato a 0, qualunque quantità con esponente 0 è vero e non par vero è uguale all'unità, e quindi noi scriviamo 1. Quindi qui abbiamo 3 al quadrato, possiamo già dire che fa 9, meno 2 alla decima diviso 2 alla settima, dobbiamo dire che fa 2 al cubo. Per favore, dici 2 al cubo e non 2 alla terza. Meno 1, chiaro? Quanto fa il tutto? 9 meno 2 al cubo, quanto fa? 2 per 2 per 2, ti ricordo, cioè 2 per 2 4 per 2 8. Quindi 9 meno 8 meno 1. Attenzione qui a fare le sottrazioni quando ci sono più numeri. Prima dobbiamo vedere tutti i termini positivi e li sommiamo fra loro, poi sommiamo tutti i termini preceduti dal segno meno. Oppure in questo caso, che è semplice, possiamo semplicemente fare 9 meno 8 che fa 1, 1 meno 1 che fa 0. E questo è il risultato della nostra espressione fra potenze. Quindi ti lascio con la raccomandazione, per favore, perché io lo vedo, io sono un docente di scuola superiore e vedo questa mania terribile anche nei ragazzini che vengono in prima ed è difficile toglierla. Assolutamente impara a memoria le regole di matematica, che le regole di matematica devono essere imparate a memoria. È chiaro che si devono capire, si devono saper dimostrare, si devono saper applicare, ma prima le devi imparare. Se tu non impari a memoria il prodotto fra potenza della stessa base e il quoziente fra potenza della stessa base, tu non riuscirai mai ad applicarle. Le regole della matematica si imparano a memoria. Prima raccomandazione. Seconda raccomandazione. Dici al quadrato anziché alla seconda e al cubo anziché alla terza. Guarda, è molto meglio. Il motivo di ciò lo scoprirai solo vivendo, studiando anche geometria. Arrivederci.